Sì, la situazione con la che è, lo conoscete già, abbiamo fatto un mese di preparazione con certi tipi di problemi, soprattutto per il Covid, ma questo è rimasto in passato e da adesso pensiamo già alla competizione, la prima domani contro Pordenone in Coppa e siamo concentrati in questa partita. Certamente fare una preparazione nella quale non hai potuto fare molta tattica, e oltretutto poi i giocatori sono arrivati un po' uno dietro l'altro, adesso ultimamente ne hai qualcuno in più. Sei riuscito in questa settimana però a poter cominciare, diciamo, a dare alla squadra un'identità da questo punto di Sì, vista? poi ho avuto la fortuna perché quelli che erano già in squadra molto disponibili, quelli che sono arrivati dopo, anche loro molto disponibili a mettere in pratica quello che vogliamo noi. E vedremo domani con una partita interessante, difficile sicuramente, cosa saremo capaci da fare. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno. Da qui alla fine del calciomercato ne vedremo dei cambiamenti, diciamo. Come pensi che gestirai queste prossime 2 settimane, che saranno, diciamo così, l'inizio del campionato e la fine del calciomercato? Ne aggiungo un'altra così breve. Non abbiamo ancora visto lo Spezia quest'anno, sappiamo che il modulo di partenza è il 4-3-3, ma sappiamo anche che non è il solo modulo di partenza. Mi interessa proprio a me, la punta centrale, che tipo di caratteristiche deve avere nel gioco di Thiago Motta? Per la prima domanda, gestire la situazione, dobbiamo gestirla giorno dopo giorno, con quelli che devono ancora arrivare, anche quelli che devono ancora partire. E mentre siamo mentre non ha finito il mercato, lavoreremo in questo senso finché non abbiamo chiuso la nostra squadra e non perde la concentrazione nemmeno in quello che dobbiamo fare, che è allenarsi bene e prepararsi per la partita seguente che troveremo domani in Pordenone e poi ci saranno altre. E la punta, prima cosa è una punta centrale, deve fare gol. Secondo me è un ruolo dove lo sappiamo tutti, è quello che normalmente finisce le azioni, però deve partecipare con la squadra in fase difensiva e anche in fase di costruzione e rifinitura, deve essere sempre un giocatore lo più completo possibile che possa fare tanto la fase difensiva come quella d'attacco. Grazie. Venendo alla partita di domani, è vero che ovviamente nessuno di noi ha aspettative esagerate, nonostante ovviamente lo Spezia lo scorso anno abbia fatto un ottimo cammino in Coppa Italia, siamo consapevoli tutti e credo anche i tifosi dei grossi problemi che ci sono stati in questo periodo, perché ovviamente lo Spezia rispetto ad altre squadre anche di Serie B ha dovuto fare a meno di un lungo periodo dal punto di vista di preparazione. Conoscendo il calcio a 360 gradi, sei stato un grandissimo giocatore. Pensi che possa incidere questa differenza dal punto di vista di giorni per allenarsi in questo test, seppur di Coppa Italia con un avversario di Serie B domani? Le aspettative le abbiamo tutti, voi, io, i giocatori, e questo è importante perché ci fa crescere, ci fa essere sempre in allerta di migliorarsi, di allenarsi. Poi non deve essere una scusa per noi, quelli problemi che abbiamo avuto durante la preparazione. Domani abbiamo una partita contro una buona squadra che ha dimostrato durante la preparazione di fare un calcio. Un buon calcio, difficile da giocare contro, lo sappiamo, abbiamo studiato, abbiamo fatto dei allenamenti per vedere cosa siamo capaci di fare domani e la prova finale sarà sempre la partita e vedremo cosa siamo capaci di fare, ma ho tanta fiducia che
anche perché, come ho detto prima, ho trovato dei ragazzi molto disponibili, quelli che erano già prima e quelli che sono arrivati dopo. Ok, sappiamo che per credo tattico, rispetto ad altri allenatori comunque che sono portati a proporre un calcio offensivo, non sei così integralista. Sai, ci sono degli allenatori che hanno un integralismo di modulo, no? Quelli che giocano solo col 4-3-3. Mm-hmm. In passato ovviamente sei stato parte integrante di un club che faceva il 3-4-3, per esempio il Genoa di Gasperini, e immagino che può essere anche quello un modulo che è vicino al tuo credo tattico. A proposito della gara di domani, anche perché noi abbiamo ovviamente come tutti i nomi dei giocatori che saranno a disposizione, potrebbe esserci un modulo che non deve essere per forza il 4-3-3, per i giocatori che hai a disposizione adesso in attesa di quelli che arriveranno dal mercato? Guarda, credo che il modulo è una cosa importante come tante altre cose in una squadra di calcio. Possiamo giocare, è vero che possiamo giocare diversi moduli di gioco, però la cosa importante sono le indicazioni che abbiamo passato ai giocatori, rispettare gli spazi da occupare sia in un modulo come nell'altro, indicazioni in certe situazioni di gioco che non possiamo sbagliare quando abbiamo la palla, ma soprattutto quando non l'abbiamo. Sono cose che vedremo giorno dopo giorno, di che cosa siamo capaci di assorbire lo prima possibile, perché poi non abbiamo tempo, e come ho detto la prova finale sarà sempre la partita e vedremo cosa possiamo fare o cosa saremo capaci di fare domani. Spero della mia squadra una buona prestazione, ripeto, contro una squadra che non sarà facile da affrontare, perché è una squadra che si difende molto bene e in ripartenza sono bravi, hanno dei buoni giocatori, e giocheremo la partita come sempre per vincere.